Buongiorno ragazzi, sono al Financial District in ritardo. Oh, sono in ritardo, sto andando a Mountain View al Googleplex. Ho perso il treno, la coincidenza, per un secondo, sono corso giù, l'ho persa ragazzi, quindi niente, prendo un Lyft, l'ho chiamato, adesso in 2 minuti dovrebbe arrivare. Lyft è un'applicazione concorrente di Uber, sono praticamente il stesso servizio, costa un po' meno, metti la tua posizione, vedi il driver, quindi l'ultimo pezzo lo faccio in macchina. Ok, arrivato a Google, sono arrivato un'ora in anticipo con Uber rispetto a quando dovevo arrivare, insomma, quindi ho preso questa bellissima bicicletta che sono free e adesso facciamo un giro. Adesso mi fermo in uno di questi tavolini e lavoro un po', visto che l'appuntamento col contatto che ho qui a Google è tra un'ora, quindi si lavora un po'. Quindi sono in giro in bici, queste qua sono tutte le colonnine per la ricarica elettrica delle macchine, pieno di Tesla. Nuove matricole col cappellino di Google. Giovani, giovani! Come si fa a sprecare un canestro così? Ragazzi, è enorme questo campus. Sto pedalando da una ventina di minuti ed è veramente, veramente gigante, pieno di campi da basket, campi da calcio, campi da beach volley, macchine assurde, gente che gira in bici. Sembra di stare a Gardaland. Tornato a San Francisco dopo questa esperienza al Googleplex, che dire ragazzi, esperienza veramente bella. Google è un'azienda che si prende a cuore dei suoi dipendenti e hanno tantissime cose fighe, tipo hanno il campo da beach volley, campi da basket, campi da calcio, hanno la mensa con un sacco di cucine da tutto il mondo. Abbiamo mangiato thailandese per dire a pranzo e sicuramente non è tutto oro quello che luccica, nel senso chiederà anche tanto in termini di obiettivi o prestazioni ai dipendenti, però insomma sono avanti 100 anni, hanno tutte le macchine elettriche free, se uno vuole può prendere la macchina elettrica e utilizzarla gratuitamente, si può lavorare anche da casa, insomma non hai orari, si va ad obiettivi ed è molto interessante come concetto, dovremmo imparare insomma da queste aziende e provare a fare qualcosa anche noi di simile in Italia, perché insomma i tempi sono maturi, ormai è arrivato il momento di cambiare anche noi, non possono solo cambiare il mondo gli americani, cavolo.